blocco al 16 d'agosto, che le famiglie andavano su verso Consolino a fare picnic, diciamo, era la passeggiata classica, che poi certi andavano su più in alto, magari fino a Sommafiume o Roccoli Lorla, certi stavano lì sotto i castani a cantare e fare un po' di compagnia, ecco. Invece dopo, ultimamente, è venuta la festa degli alpini, che anche quella ha preso bene, nel senso che ha derivato tanta gente all'inizio. Si andava al mattino con la messa solenne. Dopo, sopra la piazza, c'erano gli alpini che preparavano la polenta taragna, le costine, e con i bei banchi, e tutti si fermavano a mangiare. Al pomeriggio i giochi per i bambini, e si stava là fino a sera a giocare a carte e a cantare. Quando si andava con Solino era festa, era proprio sentito andare a trovare quella Madonna lì. Fino dai tempi antichi, sì, proprio i tempi di guerra, le mamme andavano a pregare. Tutte per le sere andavano per chi aveva persone in guerra. E la sta cappella ci sono tutti gli ex voto, le grazie ricevute. E era il nostro santuario preferito, questa Madonna addolorata. Nasce forse dal padre Mansueto, quello che aveva detto che aveva visto la Madonna. Una sera era andato via di casa, non lo trovavano più, veniva il temporale, ma sto Manuela non la trovava più, no? E il giorno dopo le ruacà, ha detto che era stato in questa cappella di Consolino e che la Madonna gli aveva dato la pappa da mangiare. La pappa, sai cosa è la pappa? Sì, e quella fatta di farina, e come fece quella che danno ai bambini piccoli, farina gialla e farina bianca. Dopo lì, come qualcuno aveva detto quel giorno, qualcuno dice il latte, qualcuno la minestra, sì, qualcuno la pappa. Questo non si sa, però comunque così. Lui dice gli aveva dato da mangiare. E che lui non aveva avuto perché questa Madonna l'aveva fermato lì e gli aveva dato da mangiare, e il giorno dopo l'ero a casa. Però me la raccontava, lui mi diceva, ma io sono stato lì bene perché quella signora, una signora è venuta lì, mi ha dato una scodella di minestra e dopo disse, io mi sono addormentato e basta, sono rimasto lì, l'hanno poi trovato al mattino. E dopo lo seppeti. Ma io l'ho conosciuto abbastanza bene e andavamo sempre a trovarlo. E mi fa, vescià, e sono entrata dentro in quel convento lì. Mi portava sempre nel refettorio e lui aveva sempre in mente Tremenico, voleva sapere di uno, di l'altro, di quell'altro, perché poi aveva più fratelli, aveva ancora la famiglia, un po' di suoi della famiglia, voleva sapere di tutti lui. E poi c'erano gli uomini che quando veniva qui per Sant'Agata, perché non mancava mai, andavano tutti da lui a confessarsi. Perché lui non ha mai chiesto un peccato, scommetto, a nessuno. Però lui cominciava a parlare, a chiedere di sempre, di tutti, di tutti e di più, ma era buono come il pane.